non vi avevo vista arrivare. Comunque, oggi mi sono chiesto una cosa. Sappiamo tutti che il motore termico è stato inventato nel 1853, ma le bielle che cosa sono e chi le ha inventate? Per saperlo dobbiamo andare nella città del suo inventore, ovvero Greenbrook, in Inghilterra. Andiamo! Ah, poi per chi se lo sarebbe chiesto, la persona in questione è James Butt. Come vedete siamo arrivati, ora dobbiamo soltanto andare nella casa del suo inventore per intervistarlo. La casa del suo inventore, cioè, l'inventore sta in un quartiere della città molto particolare, con persone che stanno sempre chiusi in casa di giorno, che non amano tanto la luce del sole, tipo i vampiri. Quel quartiere in questione si chiama Camposanto. Camposanto, anche chiamato cimitero, è un quartiere fuori dalle città dove abitano i non vivi. Ma come funziona la biella? La biella è un componente meccanico collegato da una parte al cilindro, dall'altra parte a un perno che a sua volta è collegato all'albero motore. La biella serve per trasformare il moto alternativo del pistone in moto rotativo. Come funziona? Con il movimento avanti e indietro del pistone, la biella comunica questo movimento al perno, che a sua volta lo comunica all'albero motore, che fa andare avanti il manubrio. Da dove è nata l'idea di inventare la biella? Allora, l'idea di inventare la biella non è nata soltanto da me, ma è nata dall'esigenza di trasformare il moto alternativo del pistone in moto rotativo. È stata una delle sfide più importanti per trasformare e migliorare il motore a vapore, e la biella è stata la sua soluzione. Allora, in conclusione, questo pezzo di ferro che è stato pensato per il motore a vapore poi è stato indispensabile per il motore endotermico delle automobili e anche di tutte le altre, di tutti gli altri macchinari inventato da Matteuzzi e Barsanti. Perché sì, questo pezzo, che per una persona qualunque è insignificante, anzi la maggior parte delle persone non sanno neanche della sua esistenza, in realtà è fondamentale per far andare avanti le macchine.